Da oggi in poi sulla Terra veglierà una sentinella. Questa notte, alle ore 23.02, dalla base europea di Kourou, nella Guinea francese, è stato lanciato infatti il satellite Sentinel-1A, che darà un aiuto senza precedenti per studiare terremoti e vulcani. È il primo satellite della costellazione Copernicus, dal valore di 2,3 miliardi di euro, che popolerà l'orbita attorno alla Terra. La missione è stata promossa dall'Agenzia Spaziale Europea e dall'Unione Europea. La sua antenna radar da 12 metri permetterà di raccogliere dati senza precedenti e con un intervallo di appena 5 ore, quando il prossimo anno sarà in orbita anche il suo gemello Sentinel-1B. Sentinel-1A è un prodotto tutto europeo a cui ha contribuito fortemente anche l'Italia. Il satellite è stato realizzato da un consorzio di industrie guidato da Thales Alenia Space, Italia, a cui hanno partecipato anche la Germania e la Gran Bretagna. La separazione del satellite dall'ultimo stadio del lanciatore Soyuz è avvenuta alle 23.25 italiane, quando è iniziata un'altra fase molto delicata, della durata di ben 10 ore. Il satellite ha dovuto dispiegare completamente sia le due ali di 10 metri ciascuna di pannelli solari, sia l'antenna. Il radar SAR terrà sotto controllo anche le rotte delle navi, l'estensione dei ghiacci marini e gli sversamenti di petrolio. Il satellite osserverà il nostro pianeta con una risoluzione tra i 5 e i 25 metri, a seconda della modalità operativa selezionata. I ricercatori avranno a disposizione un flusso continuo di immagini che arriveranno giorno e notte anche con il cattivo tempo. Il team alla guida del satellite è convinto che la flotta Copernicus avrà un ruolo centrale nello studio e nelle previsioni di fenomeni catastrofici come terremoti ed eruzioni vulcaniche. Quando nel 2020 tutte le sentinelle saranno state lanciate, attorno all'orbita terrestre ci sarà il più complesso sistema di osservazione e monitoraggio del pianeta mai realizzato.